Cari amici e care amiche, buongiorno. Oggi iniziamo insieme la giornata con i primi sei versetti del Salmo 108, un salmo di ringraziamento e di lode scritto da Davide, che dice così: Il mio cuore è ben disposto, Dio. Io canterò e celebrerò le tue lodi con tutta la mia forza. Destatevi, arpa e cetra, io voglio risvegliare l'alba. Io ti celebrerò fra i popoli, o Eterno. E canterò le tue lodi fra le nazioni, poiché la tua benignità è grande, giunge al di sopra dei cieli e la tua verità fino alle nuvole. Sii esaltato, Dio, al di sopra dei cieli e risplenda la tua gloria su tutta la terra, affinché i tuoi diletti siano liberati. Salvami con la tua destra e rispondimi. Sappiamo bene che Davide era un provetto suonatore di arpa e aveva sicuramente una voce angelica, tanto che riusciva a calmare l'animo turbato del re Saul con le sue canzoni melodiose. Davide usa questi talenti per lodare il Signore, per ringraziarlo e onorarlo e per chiedergli di essere liberato, di essere salvato con la mano destra di Dio. Mi pongo una domanda. Quando noi in preghiera chiediamo qualcosa al Signore, ci ricordiamo poi di ringraziarlo? Ci viene insegnato fin da bambini a dire grazie, ma lo facciamo col Signore? L'invito per oggi, innanzitutto per me, ma per tutti noi, è che impariamo ad essere riconoscenti e grati per tutte le cose che riceviamo dal Padre, cose grandi, ma anche cose piccole. Che il Signore ci aiuti in questo. Amen.